Il calcio premia se stesso appena trova qualcuno che paghi le spese. Così è stato anche a Dubai, dove Ronaldo si è portato via il titolo di miglior giocatore del secolo. Secondo è arrivato Messi. Hanno votato i terrestri attraverso il web. Non hanno sbagliato molto, Ronaldo e Messi sono oro puro. Tutta l'architettura cade però su due fattori. Primo, i votanti. Chi erano? Che competenze avevano? Come si partecipava? Qualcuno ne sapeva qualcosa? Secondo problema, il titolo, giocatore del secolo. Quale secolo? Il 1900, quando Cristiano aveva 15 anni? O il 2000, che però è appena l'anno 20, un quinto della strada? Se un premio è sempre un premio, anche un secolo è un secolo. 100 anni fa il Ronaldo della situazione era un brasiliano e si chiamava Friedenreich e fece vincere al Brasile la prima Coppa America, segnò oltre 1200 reti. 100 anni fa non erano nemmeno in costruzione Pelé e Maradona, non esistevano seriamente perfino Hitler e Mussolini. Non scherziamo, non permettiamo ai fratelli ricchi di raccontarci la nostra storia, o almeno pretendiamo lo facciano seriamente.